ormai ragionare da comuni divisi è sbagliato, quindi sia Sant'Angelo, sia Fontenuova, sia Guidonia, sia Mentana devono, anche in parte Montrondo, programmare il prossimo futuro dei propri cittadini, quindi calcolate che alla luce del sole c'è un possibile riapertura del TMP che comunque produrrebbe poi di un CSS per abruzzi unici, ma che avrebbe energia a costo quasi zero per produrre cemento, e la cosa è molto allarmante. Falso in primo luogo che in quella conferenza dei servizi, che sono degli atti ufficiali mandati a tutti gli enti preposti, quindi sono oggi ce l'hanno tutti, ce l'hanno anche i sindaci che oggi sono presenti, i sindaci del circondario che sono presenti, che non prevede assolutamente nulla di quello che si sta discutendo oggi, ma è semplicemente un rinnovo ambientale dell'AIA ambientale della pozione che c'aveva oggi, ieri e 20 anni fa. Quei scatti di lavorazione primaria non possono essere portate più in discarica, ma devono essere reimpastate, e quindi nella produzione, nel ciclo produttivo del cemento devono essere adoperate. Quindi diciamo che se questi rientrano in quei canoni che la legge vuole, devono essere reimpastate e cotte, non bruciate, cotte, e quindi fanno parte del processo intero del cemento, quindi non andranno più in discarica. Materia prima, sto parlando, non stiamo parlando di combustibili, stiamo parlando di materia prima della produzione del cemento. Tutto nasce perché siamo venuti a conoscenza che ci sarà una conferenza di servizi indetta dall'area metropolitana per il 31 marzo, perché l'Unicem ha chiesto di modificare l'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, aggiungendo alla produzione di clinker altri due elementi che sono le acque di processo e mattoni di banalizzo, li chiamo refrattari. Queste miscele vengono aggiunte al clinker e portate ad alta temperatura. Questo noi non sappiamo fino a che punto può questo tipo di emissione aggravare la situazione, diciamo, della qualità dell'aria. Vogliamo capire, abbiamo tirato fuori col Partito Democratico questa questione perché vorremmo cercare di capire cosa significa questo. Se loro pensano di fare politica sul territorio come Guidonia, dove Guidonia fa discarica zero e ha chiuso una discarica da un anno, e loro hanno il loro TMP che è a Frosinone a Latina, andassero a Frosinone a Latina e andassero a quei comuni, a quei cittadini di Frosinone a Latina a preoccuparsi, perché stanno portando il loro materiale tal quale in quegli impianti. Vengono qui a lamentarsi che noi vogliamo fare una cosa che non vogliamo. Però anche Guidonia accoglierà di conseguenza i rifiuti di altri territori questo TMP verrà aperto. Come no? Come no? Sembra. E poi decideremo quali. Lo scarto di lavorazione del TMP si sa già che fine fa. Allora, funziona in questo modo: il TMP è comunque un qualcosa che trattamento. Alcuni TMP, questo bisognerà vedere a fine collaudo, evidentemente. Se Guidonia, il residuo produce. Se Guidonia fa differenziata al 72% oggi e fa discarica zero, immagino che tutti i comuni che verranno qui e dovranno fare raccolta differenziata porta a porta. Il TMP non è altro che quello che vuole chiudere le discariche e portare in un processo innovativo. Oggi per noi, per Guidonia, l'immondizia, non per gli altri, l'immondizia è diventato un ciclo virtuoso. Noi continueremo a lavorare su questo ciclo virtuoso, ci lavoreremo con un nuovo appalto, faremo molte cose in più, spero che lo facciano tutti gli altri 49 comuni che oggi sono qui e che hanno fatto delibere e che verranno a utilizzare il TMP probabilmente di non li farò entrare, guarda un po', non entreranno se non faranno raccolta differenziata porta a porta spinto nei loro comuni, nel mio comune, nel mio TMP non verranno mai, andranno, continueranno ad andare a Colfelice a pagare 240 euro a tonnellata contro le 70. Quindi io pretendo da sindaco di Fontenuova prima una rimessa, diciamo, a norma e una bonifica di quella che è la discarica dell'Inviolata, che era stata promessa 2 anni fa dall'amministrazione di Guidonia durante una conferenza dei servizi, ma non è stato fatto nulla. Quindi penso che prima si deve partire dal regresso e poi sicuramente si deve fare una lotta sana, legale, per quello che si può fare, altrimenti si deve scendere in piazza per abruzzi unici, ma si deve accertare quello che brucia e quello che produce.